È tornata a successo la GSA APU Udine nella sesta d'andata del campionato di Serie A2 maschile. In un palasport longobardo a Cividale, gremito da oltre 2.500 spettatori, la formazione di Linolardo ha battuto la Pro Cerchieti per 79-64 con un secondo tempo da leccarsi i baffi. Guidata da Riccardo Castelli e da Allan Ray, che hanno chiuso con la migliore valutazione tra gli udinesi che comunque hanno giocato una partita complessivamente di alto livello, la GSA ha convinto soprattutto nel secondo tempo, quando con un parziale importante è riuscita a schienare la resistenza degli abruzzesi, tra i quali si è segnalato solo l'americano Davis. A fine partita è stata tanta la soddisfazione espressa nell'ambiente GSA, soprattutto in vista del prossimo turno che vedrà domenica al Palalongobardo arrivare la Virtus Bologna. MVP bianconero, Caste, com'è importante, quanto è importante soprattutto questa partita? Molto importante, dopo due sconfitte fuori casa era appunto importante prendere questi due punti, perché siamo stati un po' sfortunati, un po' colpa nostra in trasferta, in casa non è mai bello perdere, abbiamo già perso una volta di troppo, non vogliamo più far passare nessuno. Contro Ravenna, che comunque sta disputando un campionato di alto livello, quanto era importante ripartire dopo due sconfitte consecutive fuori casa? Pubblico che però ha capito il momento, no? Vi ha dato una grossissima mano quest'oggi. Senza dubbio, ci è andato come sempre una grossa spinta e loro sono partiti bene, forse anche più per demeriti nostri, un po' siamo partiti noi un po' contratti, però poi durante col passare della partita siamo riusciti a sbloccarci, a mettere giù le nostre cose, la nostra difesa e portarla a casa. La chiave è stata la difesa come al solito? Senza dubbio, sappiamo che dobbiamo partire da lì come l'anno scorso, da lì troviamo contropiedi, troviamo fluidità in attacco e sfianchiamo gli avversari, quindi sappiamo che la strada è quella. Complimenti per la vittoria, la più GSA ripartita dopo due sconfitte, però si è vista una grandissima prova di squadra con l'ausilio anche di un pubblico che ha capito il momento e vi ha dato una grossa mano secondo noi. Sì, intanto ringraziamo, è una bella affluenza, un bel entusiasmo, chiaramente dobbiamo crescere anche da questo punto di vista qui, nel senso primo tempo eravamo un po' tutti un po' addormentati, secondo tempo ci siamo svegliati tutti, soprattutto i miei giocatori, ma anche il pubblico, cioè è vero, ci ha dato una grossa mano, però è anche vero che nel secondo tempo si è vista la vera GSA, quella che non molla mai in difesa, sapevamo che loro dopo il primo tempo potevano calare, hanno fatto un ottimo primo tempo, un po' aiutati da noi che non eravamo sicuramente affamati come dovevamo essere, soprattutto nel primo quarto avevamo subito 24 punti, però nello spogliatoio abbiamo messo a posto due o tre cose sul loro pick and roll, i ragazzi sono stati bravissimi e perciò credo che sia una vittoria meritata, una vittoria di quelle nostre, di giocare col ventre a terra, abbiamo anche fatto qualche contropiede buono, dobbiamo migliorare ancora in attacco, però con la difesa del secondo tempo possiamo andare molto lontano. Sì, negli ultimi tre quarti 40 punti subiti, è un dato statistico. Ci spieghi la partenza in quintetto di Nobile e di Ferrari? Ferrari sicuramente l'ho visto bene in allenamento, poi di là sapevamo che c'era Davis, che è giocatore di punta loro, che tra l'altro ha iniziato molto bene e con Nobile, perché visto che i loro playmaker erano un po' più piccoli, volevano magari sfruttare qualcosa in attacco per mettere loro in difficoltà, però sicuramente non è stato nel quintetto diciamo responsabilità del quintetto, perché tutti i 10 giocatori che sono alternati nei due quarti sicuramente non hanno dato il massimo, però ripeto, le partite durano 40 minuti come dico sempre ai miei giocatori e nell'arco dei 40 minuti sono soddisfatto, perché chiaramente come hai detto tu negli ultimi tre quarti siamo stati veramente bravi in difesa. Devo dire una nota di merito a Truculo e Ferrari, che hanno veramente fatto un'ottima partita, non solo difensiva ma poi ha risposto bene tutta la squadra, questo è chiaro. Si recupera Pinton per domenica prossima? Beh, ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo. Intanto abbiamo recuperato per questa partita sia Zacchetti che Cuccarolo, che erano in forse. Cuccarolo è stato bravo, ha stretto i denti, anche Joel, insomma tutti disponibili. È chiaro, lo sappiamo tutti che Mauro per noi è importantissimo e ci stiamo lavorando, soprattutto lo staff medico che cerca di metterlo nelle condizioni per
perché poi domenica c'è un'altra partita molto importante. Ci vediamo martedì a fine allenamento per la buffata con le pastine portate da Osman e Diop. Insomma, mi ha fatto piacere, stiamo lavorando sul tiro anche con Usman, chiaramente lui ha 3 anni dietro con i suoi allenatori, con Lorenzo, a Feletto, ma... Bettarini? Sì, con Betta, chiaro, però ci stiamo lavorando, è un ragazzo che vuole crescere, è molto disponibile e il fatto lì dei tiri liberi sicuramente fa piacere perché ci lavoriamo tutti i giorni, chiaramente non dimenticare di portarla tutta che ti sfido da 3 punti. Grazie coach Lardo. Sorriso stampato sulle labbra, sì. Con una squadra che comunque ci ha fatto divertire stasera. Sì, 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 devo dire la verità, ci sono ancora degli ingranaggi da mettere a posto e si sono visti, però se con degli ingranaggi da mettere a posto giriamo in questo modo e vinciamo di 15, va bene così, insomma, vuol dire che la squadra crescerà e mano a mano che crescerà ci darà sempre più soddisfazione, vedrete. Carichiamo un po' l'ambiente per domenica prossima, perché si giocherà contro la Virtus Bologna. Innanzitutto crediamo che tu abbia un po' di emozione dentro, grande, perché dopo essere partito da via Padova a Cossignacola ti ritrovi a Cividale a sfidare la Virtus. Certo, certo, vedermi a giocare con la Virtus, la mia creatura, non può che riempire il mio cuore d'orgoglio. Batterla mi riempirà ancora di più, spero. Quindi l'obiettivo è che i ragazzi mettano a posto quei pochi ingranaggi che oggi abbiamo visto non girare e che per domenica ci si presenti in perfetta forma, in perfette condizioni psichiche e fisiche per poter fare una super partita, divertire il nostro pubblico che lo merita e tentare di portarla a casa. Qual è il tuo MVP presente pedone di questa sera? Che domande sono, dai. Alan ha fatto una partita strepitosa, però comunque anche Ricky mi è piaciuto molto, mi è piaciuto anche... Chi dei due? Castelli o Truccolo? Tutti e due? Anche stavo dicendo mi è piaciuto anche Truccolo, mi è piaciuto anche Truccolo, mi è piaciuto Castelli fortissimo questa sera e anche Cucarolo ha dato un bel apporto, ma tutti i ragazzi oggi. Abbiamo qualcuno un pochino in questo momento magari impallato a livello forse atletico, ma... non c'è problema, se non c'è uno c'è l'altro, la squadra è lunga, sono molto soddisfatto. Grazie Pre, ci vediamo domenica. Grazie a tutti, ci vediamo domenica, spero per il primo record della stagione di afflussi. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché nel 2013 eravamo in Serie C e oggi siamo in Serie A a giocare contro Chieti, a batterle e aspettare la Virtus Bologna in casa, tanta cosa. Veniamo a stasera. 28 minuti in equilibrio e poi via 12-0 di parziale allungato anche a un 24-4. Ma da come Lino ha messo in campo la squadra all'intervallo l'ho detto a Franco che mi intervistava, che credo che la partita lui la preparasse sui 40 minuti e così è stato. Magari all'inizio un po' farraginosi, un po' ingarbugliati, hanno fatto fatica a trovare ritmo, abbiamo subito il loro americano che ha messo 5 bombe, però poi alla lunga la squadra è venuta fuori. Quando poi doveva vincere la partita ha scelto i 5 migliori di oggi erano Truccolo e altri 4 secondo me e abbiamo preso 20 punti con facilità tutto sommato, poi abbiamo girato il finale con personalità, una bella vittoria di quelle solide che piacciono a Lardo, che piacciono a noi, pubblico strepitoso devo dire, e credo che affrontiamo adesso Virtus Bologna domenica prossima nelle migliori condizioni, perché c'è tutto per vivere una grandissima serata di basket, ci mettiamo il vestito bello e ce proviamoci. E ce la giochiamo alla grande, per me vinciamo. La dici già così? Per me è una partita che ce la godremo tantissimo, tutta la settimana, la Rey conta i giorni, anche a Bologna credo. Sarà una gran serata, credo che il palazzo sarà pieno, domani ufficializzeranno probabilmente anche la diretta su Sky, eccetera, eccetera. Sarà una grande serata e noi ci arriviamo con la classifica che forse non ci rende merito fino in fondo perché... probabilmente meritavamo 2 punti in più, ma non importa, noi siamo una neopromossa, che può mettere in campo una squadra comunque competitiva con un pubblico di Serie A e che quindi gioca non da neopromossa. Però non dimentichiamocelo mai che nel 2013 eravamo con Claudio a Montebelluna a conquistare la Serie B. La spalla tecnica con cui commentiamo le partite che andranno poi in onda questa settimana su Udinese TV, ovviamente la differita. Che partita è stata per chi non l'ha potuta vedere dal vivo? È stata una bella partita, secondo me, giocata da pari con Chieti per 30 minuti, ci è andato filo da torcere, poi Chieti ha pagato i tre falli prematuri dell'americano di riferimento, il playmaker Golden, complice la panchina corta, sono un po' spariti del campo negli ultimi 6 minuti,
si è visto però tutto il potenziale di Udine, che veramente secondo me gioca bene, gioca molto di gruppo, ha fatto anche parecchie difficoltà prima in cronaca per decidere chi fosse l'MVP, perché tutti quanti hanno messo il loro mattoncino, chi più chi meno. Coach Lardo aveva detto Ferrari e Trucco è migliore. Beh, sicuramente Ricci ha fatto una grandissima partita, e anche Ferro ha fatto bene, a me è piaciuto molto Castelli, nei momenti più difficili Cast ci ha messo parecchio del suo. Eccolo qua Ricci. Non passare davanti, vieni qua Ricci, vieni qua. Ma sì, adesso poi lo salutiamo. Cosa dicevi, che Trucco l'ha giocato male ed è un brutto ragazzo? No, di la verità, scusa. No, non permetterei mai, anche perché c'è parecchio affetto che mi lega a Ricci di Trucco, l'ho visto da giovanissimo venire fuori come giocatore. Come hai detto comunque prima, veramente il gruppo oggi ha fatto la differenza, perché chi prima, chi poi, prima Cast, poi Ricci ha messo il suo ruolo a Davis, Ferro ha fatto benissimo, anche Gino ha dato il suo contributo, seppur a metà servizio. Grazie Gian, ci vediamo domenica prossima. Grazie mille, ti dico una cosa, 3-0 per noi, l'abbiamo ribaltata. Vito l'Inter? Bene, bene. Anche Ricci Trucco, interista sfegatato, anche se siamo su Udinese TV, lanciamo questa parentesi. Trucco, allora, sei già pronto per scappare via, ti prendiamo al volo, bravo, perché in difesa ti sei dannato come sempre. No, bene, sì, come avevo detto in un'altra intervista sul giornale, dovevamo pensare un po' più a noi che a loro, penso che l'abbiamo fatto passandoci la palla, sappiamo che Allan è il nostro terminale principale, quindi bisogna andare da lui in certi momenti, ha fatto dei canestri incredibili, però come diceva Gian, la differenza l'ha fatta la squadra. E lui è riuscito, secondo me riesce a fare questo perché la squadra si mette al suo servizio, non è che gioca da solo, siamo anche noi che lo facciamo giocare così. Ma perché sta nelle sue corde. Di quell'intervista di cui tu facevi riferimento al Messaggero Veneto, mi è piaciuta una frase nei confronti del pubblico: sosteneteci, incitateci, fate il tifo, non insultate nessuno, e stasera il pubblico penso che A ti abbia letto e B abbia capito il vostro momento. Sì, penso che abbia ricambiato, perché penso che Udine, anche tanti anni che ho giocato qua, che gioco qua, ha vinto tante volte anche la Coppa Fair Play, penso, cioè quindi un pubblico corretto, però questo non vuol dire non essere rumorosi, questa volta l'hanno dimostrato, e noi il rumore, siamo in campo pieni di adrenalina, ci fa solo che ci spinge solo a far di più. Dal passaporto di Cividale con Andrea Piazza, graditissimo ex, grande accoglienza anche in partenza, no Andre? Sì, sono contento, perché non me l'aspettavo sinceramente, dopo 2 anni che è stato qua, tutta questa bella accoglienza. Ti dico che comunque Udine mi rimarrà sempre nel cuore, i tifosi, la città, voi tutti, è sempre nel cuore. Per me è come una seconda casa, quindi vi ringrazio tutti, veramente. Guarda, durante questa partita stavo anche controllando gli aggiornamenti di Bergamo Orzinuovi, che si stanno scannando in Serie B. Comunque è piacevole, no? Ritrovarci, tu con un'altra maglia, va bene, non c'è problema, e Udine comunque in A2. Sì, l'ho già detto, questa è secondo me la piazza che Udine merita, anzi forse sarebbe la 1, però secondo me pian pianino ci può anche arrivare. Sono contento poi che appunto ci affrontiamo in questa categoria, che per me è una sorpresa, perché non me la sono mai aspettato. Ecco. Ma te la meriti? Sì, oggi non me la sono meritata per niente, però sì. Se qualcuno mi avesse detto che a 20 anni che io sarei andato in A2, non ce l'avrei mai creduto. Anche per la contentezza di papà Sestiglione, che era di partire a vedere la partita, magari dispiaciuto anche lui per questo risultato, no? Ci vediamo al ritorno, come vedrai Chieti Udine fra un girone intero? Ma guarda, non lo so, perché l'anno scorso ho avuto l'esperienza di fare comunque un anno in più in A2 e ho notato che tutte le squadre possono cambiare qualcosa tra gli infortuni, quindi tra, secondo me, un girone non si sa cosa succederà, però sicuramente noi saremmo col coltello tra i denti, perché una sconfitta così fa male, ripeto. Perdere a Udine ci sta, ma perdere dopo che per 30 minuti eravamo punto a punto, abbiamo un po' buttata via. Dopo ci sta perdere di uno, di due, perdere l'ultimo tiro, ci sta. Però perdere così non ci sta, e ci dobbiamo fare, io personalmente in primis e poi la squadra, un bagno di umiltà. Grazie Andre, buon ritorno a casa, ci sentiremo presto. Va bene, grazie mille anche a voi, ciao.
Ciao Andre, allora, avevi promesso una vittoria, è arrivata. È arrivata, come diciamo è stata una partita tosta come sapevamo, però alla fine il quarto con l'intensità che abbiamo avuto in difesa, alla fine hanno ceduto perché sapevamo che sarebbero stati corti con le rotazioni, quindi diciamo è andata come volevamo che andasse. Sei un ragazzo di parola perché qualche mese fa, poco, quando sei arrivato hai detto io e Nobile siamo intercambiabili, possiamo giocarcela alla pari, questa sera Vito è partito titolare, tu dalla panca, per entrambi siete stati fondamentali in questa vittoria. Beh, credo che chi parte in quintetto o chi parte dalla panchina non cambi, perché nel basket ci sono i cambi, non è come nel calcio, quindi... Meglio che finisce, quindi tu? come si vede che l'allenatore l'ha visto più carico nel riscaldamento, comunque nella settimana di allenamento non c'è nessunissimo problema. Come ti avevo detto, siamo due ragazzi giovani e quindi sono contento che sia partito lui in quintetto, che abbia fatto bene e quindi va bene così. Ci vediamo in settimana, martedì, allenati bene, poi arriva con lo stomaco vuoto perché Osman Edio porterà le pastine. Giusto, siamo contenti che ha esordito, ha preso un gran rimbalzo e poi ha fatto i due tiri liberi, quindi per fortuna così martedì si mangia. Ciao Andrea Traini. I risultati positivi della GSA hanno coinvolto davvero tutti, compreso l'assessore allo sport del comune di Udine, Raffaella Basana, presente sulle tribune del Pala Longobardo. Sì, assolutamente appassionata per questa squadra che mi emoziona, mi fa veramente, mi stimola molto a essere seguita. Un bellissimo pubblico, devo dire, anche visitando appunto quelli degli altri palazzetti mi trovo ad apprezzare il nostro pubblico, i nostri tifosi che sono veramente corretti e molto molto carichi e danno una grande forza alla nostra squadra. Una partita oggi molto combattuta, ancora una volta ci tiene veramente con l'animo teso e proteso verso una speranza di vittoria sempre più forte. Partita difficile ovviamente, partita che vede i tiratori diciamo in più rispetto al gioco sotto canestro. Ecco, la scorsa volta a Roseto pubblico era veramente sotto ed è successo quello che è successo. Qui noi siamo effettivamente i bravi di turno, ma non per questo meno calorosi, no? Avete bandiere e quant'altro. Mi sento veramente di ribadire questa cosa, ho avuto modo appunto nelle trasferte di osservare anche dei comportamenti purtroppo non sempre così sportivi come i nostri e quindi veramente grazie a questo pubblico. Un pubblico che lo rimanderemo ovviamente al Palasport Primo Carnera di Udine, inaugurazione che sarà vera, è un'inaugurazione, ecco, non diciamo date perché se no ci portano male. È un nostro fortissimo desiderio, lo sappiamo, ci stiamo impegnando al massimo per riportare questa APU GSA al Carnera e proseguire il campionato in quella sede. In classifica la GSA sale a 6 punti al pari di Virtus Bologna, prossima avversaria dei friulani, Fortitudo Bologna, Iesi e Forlì, mentre Chieti resta ferma a 4 punti. Alla stessa quota è salita anche la Dinamica Mantova di Alberto Martellossi al pari dalla Alma Trieste di Eugenio Dalmasson. In testa alla graduatoria i Roseto Sharks, solitari a quota 10 punti. Nelle minors, la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C Gold ha dato soddisfazione alla Blue Energy Codroipo, uscita vittoriosa dalla trasferta a Due Ville, 79-90 il finale in favore della formazione di coach Portelli. La Energy Lab Monfalcone ha invece vinto per 67-72 in casa del Centro Sedia Basket il sempre sentito derby con la Calligaris Corno di Rosazzo, alla quale non è bastata la vena offensiva di Claudio Munini. Nella quinta giornata di Serie A2 femminile, eccezionale la Delser Udine, capace di battere al Palasport Benedetti la quotata Velco Vicenza, una delle formazioni che puntano alla promozione in Serie A1. Nel 58-54 Val di Medeot ha avuto la solita prestazione corale, condita dalla prestazione di Elisa Mancabelli, ciliegina sulla torta di un successo che rilancia le ambizioni della società del presidente De Biase. Siamo al Benedetti dopo la vittoria della Delser Basket School contro la Velco Vicenza per 58-54. Chiedo un commento rapido a Elisa Mancabelli, top scorer della gara e della Delser Basket School. Dopo una partita così, dopo un finale così, quali sono le prime sensazioni?
siamo contente sicuramente, perché volevamo con tutto il cuore veramente questa partita, volevamo vincere la prima partita in casa dopo aver giocato male contro Bologna, dopo aver perso contro Ferrara, anche se era fattibile, e quindi siamo super super contente, anche perché due punti fanno bene sia alla classifica che al morale soprattutto, quindi siamo contentissime. Avete raggiunto quindi la seconda vittoria in campionato. Ricordiamo che mercoledì, ovvero fra 3 giorni, siete di nuovo qui al Pala Benedetti per la sfida contro l'Alpo e poi sarete impegnate anche sabato a Salerno. Giocare tante partite in pochi giorni è faticoso? Come si gestisce appunto questo periodo? Sicuramente questo cambiamento di partita ci crea comunque uno squilibrio, non siamo abituate a giocare così tante partite vicine, però sicuramente adesso domani abbiamo tutto il tempo di riposare e da lunedì si ricomincia per essere qua mercoledì a prendere altri 2 punti che sono fondamentali per noi e li vogliamo. Da neopromosse, secondo te qual è stato il cambiamento da giocare in Serie B a giocare in 1-2? Queste prime partite ti hanno dato un primo assaggio del campionato, cosa ne pensi? Ma il campionato già un po' lo conoscevo, comunque è molto più fisico, devi sempre essere concentrato mentalmente, fisicamente, essere pronto. E sicuramente in questo campionato troveremo delle squadre più organizzate rispetto all'anno scorso e più organizzate magari anche rispetto a noi che veniamo da una B e quindi avevamo dei ritmi, dei timing diversi, ma sicuramente dobbiamo impegnarci fin dall'allenamento per riuscire a superare questo blocco che si è visto magari in qualche altra partita, ecco. Eccoci sempre a Benedetti dopo la vittoria della Dresser Basket School per 58-54 contro la Velco Vicenza. Qui con me il coach delle padrone di casa Valdi Mediot. Un commento dopo questa vittoria che è arrivata sia sul finale ma anche dopo una partita direi anche perfetta. Cosa pensi della prestazione delle tue giocatrici? Sì, abbiamo vinto al finale, però siamo state sempre avanti, a parte il primo quarto qualche punto, e anche avanti abbastanza bene. Diciamo che oggi, a differenza di Ferrara, pur con i falli di qualcuna importante, le altre hanno sopperito e sicuramente, a differenza di Ferrara, abbiamo tenuto duro l'ultimo quarto, che anche a Ferrara abbiamo fatto più o meno una partita in coppia con questa, però nel finale non facevamo più canestro. Ti aspettavi appunto una reazione del genere dalla partita di Ferrara a oggi? Diciamo che speravo una partita uguale a Ferrara, perché ripeto, a parte il finale è stato così. Comunque sono contento che anche che questa vittoria, ma anche sì, le altre partite, le giovani dimostrano di poter giocare in Serie A, e oggi diciamo che abbiamo avuto molto anche dall'Elisa Pontoni e sicuramente questo è un vantaggio per noi. Ricordiamo appunto, come dicevo, Elisa Mancabelli, che mercoledì sarete di nuovo impegnate qui al Pala Benedetti, invece sabato andrete a Salerno. 3 partite in 8 giorni, come si gestiscono e come si gestiscono anche gli allenamenti? Ma diciamo che sicuramente anche ieri sera abbiamo rallentato rispetto al normale, abbiamo fatto sia da un punto di vista dell'intensità sia anche abbiamo ridotto il tempo, per cui anche lunedì e martedì faremo di meno sicuramente, però chiaramente mercoledì è una partita che assolutamente più importante di questa, anche perché giochiamo con Verona, che è una squadra che noi dobbiamo assolutamente vincere. Terza intervista nel post gara tra Dresser Basket School e Velco Vicenza, vittoria delle padrone di casa per 58-54. Qui con me Elisa Pontoni. Elisa è entrata nel secondo quarto, subito 4 punti, e poi anche nel terzo ha inciso fin da subito con altri 2 punti. Hai dato veramente un impatto alla gara. Cosa ne pensi? Un commento rapido, quali sono le tue sensazioni dopo questa vittoria? È stata una partita veramente emozionante, anche perché è la prima che abbiamo vinto in casa ed è sempre una grande emozione vincere tra le mura di casa. Non so che dire, è stato veramente
bello perché mi sono ritrovate in tutte le, quasi tutte le azioni, magari qualche cosa abbiamo sbagliato, certo, però comunque Vicenza non è una squadra da sottovalutare, appunto si è visto anche.